Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscolo e Vita. Nel video di oggi vi volevo parlare di come ottenere gli addominali e di perché gli addominali in 6 minuti, quelli che vedete in livello 1, livello 2, perché questi circuiti alla fine non funzionano o comunque non vi scolpiscono l'addome e non vi fanno venire gli addominali. Per avere gli addominali bisogna fare due cose in realtà: bisogna scolpire il muscolo sottostante e bisogna bruciare i grassi che ricoprono gli addominali, perché tu puoi fare milioni di crunch a terra oppure questi circuiti di 6 minuti di addominali, però per forza di cose se hai uno strato di grasso che li ricopre non li riuscirai mai a vedere. Quindi che cos'è che puoi fare tu in questo momento e come dovresti rimpiazzare queste cose? Per prima cosa dovresti provare a bruciare grasso e per farlo dovresti essere in deficit calorico. Ne parlo in altri video che linko qua sotto in descrizione e non mi voglio soffermare su questo, perché oggi mi voglio soffermare sull'allenamento per gli addominali e di perché i circuiti alla fine non funzionano. Sicuramente i circuiti sono un buon punto di partenza. Penso che per i primi 2 anni io ho sempre voluto ottenere la tartaruga ed ero abbastanza skinny fat, quindi avevo questo grasso che li ricopreva, e pensavo, se faccio questi 6 circuiti da 6 minuti, promesso che 6 minuti al giorno, poi fra un mese avrò gli addominali, perché sono queste cose, alla fine ti fanno queste promesse dicendo che per un tempo ristretto di tempo, se tu ci dedichi anche solo 6 minuti al giorno, ti verranno gli addominali. Però questa non è la verità. Gli addominali sono come ogni altro gruppo muscolare: per crescerli dovete sovraccaricarli di peso, ovvero dovete progredire piano piano lo stress che applicate sui vostri addominali. Se voi continuate a fare lo stesso circuito di 6 minuti senza pesi aggiunti, ovviamente magari nelle prime 2 settimane avrete i DOMS e vi faranno male e vi bruceranno, però poi non progredirete più, arriverete in un punto di stallo e il muscolo sottostante non sarà così sviluppato, perché ovviamente non l'avete fatto crescere, perché non l'avete stimolato in modo corretto. Gli addominali sono come ogni gruppo muscolare. Come alleni gli altri gruppi muscolari? Piano piano vai in palestra e aumenti il carico che sollevi. Questo è il sovraccarico progressivo, è la legge, la regola numero 1 per la crescita muscolare. Quindi con gli addominali dovresti fare la stessa identica cosa. Invece di fare un circuito a 6 minuti magari per terra in stanza, io mi ricordo che facevo uno che dovevo passare da una posizione sul divano a per terra, steso per terra, facevo di tutto, i miei pensavano che fossi un pazzo, perché anche prima, dopo mangiato, facevo 6 minuti di addominali pensando che ogni crunch che faccio mi verrà la tartaruga, e invece assolutamente no. Molti più progressi li ho visti quando ho iniziato a fare, invece di fare dei circuiti, ad allenare gli addominali come dovrebbero, ovvero andando in palestra e facendo gli esercizi più importanti che coinvolgono questi muscoli al meglio. Questi esercizi possono essere i leg raise alla sbarra, ad esempio quando vai sulla sbarra e alzi le tue punte di piedi, alzi tutte le tue gambe fin quando la punta di piedi tocca la sbarra in alto. Se voi ci provate, io vi assicuro che non riuscirete nemmeno a farne una correttamente. Per quale motivo? Proprio perché questo è come vengono attivati realmente gli addominali. Se tu non riesci a farlo, anche se hai fatto 1000 crunch a terra, vuol dire che non hai costruito abbastanza il muscolo sottostante. Per costruirlo devi appunto fare questi esercizi di leg raise e non fare 30 ripetizioni. Puoi tranquillamente fare dalle 8 alle 10 alle 12 ripetizioni, come ogni altro gruppo muscolare in questo range di ipertrofia. L'importante è che se voi nel primo set o metti la prima sessione, fate 3 serie da 6 ripetizioni, la prossima volta ne fate 3 da 7, la prossima volta 3 da 8, eccetera eccetera. Dovete comunque applicare il sovraccarico progressivo, progredire gradualmente e così svilupperete gli addominali. Un altro esercizio ottimo è il weighted crunch oppure il weighted cable crunch, ovvero voi andate ai cavi, prendete i cavi e fate i crunch e ogni singola volta aumentate un po' il carico oppure fate una ripetizione in più con lo stesso carico. Questa è un'ottima idea, perché con il peso vi basta cambiare di peso e potete sovraccaricare i vostri addominali di sessione in sessione. Cosa fa questo? È questo che fa crescere i vostri addominali. Non sono i 6 minuti circuiti a 6 minuti, i circuiti a 6 minuti accumulano l'acido lattico e i DOMS, quindi vi sentite bruciare, però il giorno dopo state a posto, quello dopo ancora, e il muscolo non avrà avuto uno stimolo corretto. Invece di fare questi 6 minuti addominali in 6 minuti, fate un allenamento per bene, fate 3 serie da 8 a 12 ripetizioni di 2-3 movimenti al termine del vostro allenamento normale. Gli addominali, se voi ci aggiungete un peso, vi aiuta molto a costruire proprio la massa sottostante. Per questo potete ad esempio fare 3 serie dalle raise alzate, per poi fare 3 serie di weighted crunch, potete poi fare 3 serie di bent knees side to side raise per target anche gli addominali obliqui, e finire il tutto magari con 1-2 planks da 1 minuto per fare il core. Questo è un buon allenamento addominali, può durare anche 15-20 minuti dopo il vostro allenamento per un altro gruppo muscolare, ed è in questo modo che tu costruisci veramente il muscolo che c'è sottostante.
ti voglio ricordare che per far vedere il tuo addominale ovviamente non basta costruire il muscolo sottostante, più è costruito e più si vedrà anche a percentuali di massa grassi più elevate, però meno è costruito e più dovrai ridurre la tua percentuale di massa grassa, per forza di cose. Quindi, oltre a costruire il muscolo sottostante, dovrai poi una certa, se non ti si vede gli addominali, ridurre le calorie, ridurre l'introito calorico, metterti in deficit per un, non so, 8 settimane, 12 settimane, vedi tu, fin quando non hai bruciato lo strato che ricopre gli addominali e fin quando non fai appunto uscire gli addominali, perché togliendo lo strato di grasso che ne ricopre si vedranno molto di più. Questa è la verità per ottenere gli addominali. Non voglio che venite fregati da questi appunto 6 minuti addominali in 6 minuti, che appunto dandovi un'idea di tempo limitato, di tempo minimo per ottenere gli addominali, però in realtà se fate solo quelli non li vedrete mai. Spero che vi sia piaciuto questo video e che abbia chiarito un po' le idee. Qualsiasi domanda lasciate nei commenti qua sotto o scrivetemi in direct, mi raccomando, iscrivetevi al canale, buttateci un like e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! We'll be right back.